cosa succede se si entra di soppiatto in un poligono militare con delle moto da enduro? Che l'esercito scatena contro i trasgressori niente meno che un mangusta da combattimento. Resta altro da fare, almeno per i quattro centauri, che tentare la fuga. Ma si sa, davanti ad un mezzo militare di tale levatura c'è davvero poco da fare. Naturalmente è uno scherzo, la presenza del mangusta è il frutto di una stretta collaborazione con l'esercito italiano e Kawasaki Italia. E questa volta il lancio di un nuovo modello come la KLX450R è avvenuto in un contesto completamente diverso. Il poligono militare di Casal Borsetti in provincia di Ravenna. Spazio al volo spettacolare di questo elicottero prima di iniziare a conoscere nel dettaglio la nuova enduro specialistica della casa di Akashi. Del resto, mancava solo lei all'appello, in forma ufficiale e concepita e costruita specificatamente per il mondo dell'enduro. È un ritorno alla tradizione fuoristradistica per il marchio Kawasaki, che con la nuova KLX450R torna a parlarne in modo professionale. La moto in questione non è quindi la solita, si fa per dire, signora del cross, rimaneggiata con targa, frecce e qualche dettaglio per essere utilizzata anche su strade aperte al traffico, ma nasce con una chiara intenzione e destinazione d'uso. L'approccio alla moto è migliore del previsto, anche se la sella non è delle più basse, ma è un dettaglio da poco. Quello che convince invece è la distribuzione dei pesi, il comportamento delle sospensioni, all'avantreno una forcella da 48 mm rovesciata della Kayaba e posteriormente un monoammortizzatore che agisce su di un leveraggio Unitrack. Non ultima la presenza dell'avviamento elettrico, la piccola batteria sigillata garantisce quel numero di tentativi sufficienti per non trovarsi a secco nel difficile. Garantisce quindi anche quel margine di aiuto anche con piloti poco esperti. Nell'ordine ecco le caratteristiche principali della neonata in verde. Il motore monocilindrico raffreddato a liquido 4 valvole è equipaggiato con un cambio a 5 marce correttamente spaziato. Marce non eccessivamente corte e un buon valore di coppia permettono di non scavare troppo in caso di bassa aderenza. La nostra sensazione è che la potenza non sia propriamente da riferimento, più vicina ad un moderno 400. Fluido quindi, fruibile, ma senza il guizzo e la forza esplosiva che ha un 450 austriaco o un giapponese DOC, giusto per intenderci. Buona la posizione in sella, anche se il manubrio con il traversino ci sembra decisamente obsoleto. Buono il controllo anche in piedi sulle pedane. La ruota anteriore si pilota in sicurezza, anche su terreni difficili e sabbiosi come quelli del test. Ineccepibile il comportamento dei freni a margherita, 250 mm semiflottante all'anteriore e 240 mm dietro. Ancora in fase di definizione invece alcuni dettagli estetici per via dell'imminente omologazione secondo i criteri italiani, vedi mascherina e faro posteriore. La KLX450R arriverà vestita di tutto punto dai concessionari, indicatore di direzione compresi, ad un prezzo che dovrebbe stabilizzarsi attorno ai 9.500 euro.